Non sta benissimo, però. Blondet mi sa che non ce la fa, ma Mantia non lo sappiamo, insomma adesso è normale, a questi ritmi. No, a Grega no, però no, tutti vengono via sempre perché. Però credo che, almeno da quello che ho visto, mi sembra che Blondet non ci sia e la Mantia. Speriamo che insomma, possa fare una parte. Vutov è come se non ci fosse perché ha detto che è stanchissimo. D'altronde ha fatto allenamenti addirittura 2 partite. Un problema in al ginocchio, ma è roba da poco. Quello non dovrebbe preoccupare. Se così è, se così è, Pinna centrale. E anche se c'è Ciancio che ha fatto tutta la partita, non sta benissimo anche lui. Noi diciamo che per qualche problemino ce l'abbiamo, però insomma. Sì, però ieri si è fermato, oggi si è fermato. Questo collo del piede che è gonfio, però gli fa male anche sotto. Non è tanto per calciare, perché oramai tanto gli ho detto che è mancino, calcia sempre il mancino. Ma è proprio sotto il piede che gli fa male. Sa che non c'è. No, ma parliamoci chiaro, più che piccoli sono tutti guai onestamente dati da scontro, situazioni come quelle che accetto, però diciamo che la verità è che più avanti andremo e non certo sarà meglio, perché le partite invernali sono più complesse, più faticose, le squalifiche arriveranno. Dunque qualche problema ce l'abbiamo. Adesso cerchiamo di tenere botta, ci sono 6 partite fino a Natale e faremo come si dice, di tutto per fare il meglio possibile. Dai. Mister, c'è l'impressione che giustamente tu dici che ogni partita è una storia a sé, Cosenza deve guardare le partite in partita. Faccio Beh, tutte, no? l'impressione Cosenza? che no, Immagino, penso. però al di là, uscendo fuori da questo segnale, c'è la sensazione che per la prima volta il Cosenza possa davvero fare la voce grossa, ovvero battere il Lecce. Vorrebbe dire acquisire un'altra dimensione. Detto che noi siamo cavi, perfetto, navighiamo a vista. No, allora, qui si può dire ognuno, la libertà, almeno quella, visto che dove hai i fatti anche di stanotte, diciamo, no? Però la libertà d'espressione è sacra, come si dice per me. E dunque io cerco sempre di dire delle cose, o per un motivo, o per un effetto, o vere. Cioè, non è che le altre non sono vere, ma insomma, delle volte si dice delle cose per fare che ne so, caricare un ambiente, caricare una squadra o il contrario, se è troppo carica. Questo si prova, qualche volta si sbaglia. Però il concetto generale non deve cambiare perché io, questo mi viene proprio, hai fatto una domanda che mi viene perfetta, perché un mese circa fa, quinta, sesta di campionato, io avevo detto che la classifica non la guardavo e che non era abbastanza falsa. Dopo 4 partite è falsa, era falsa, perché è completamente cambiata. Poi, tra un po' sarà cambiata un'altra volta, secondo me, perché ci sono squadre dietro forti che arriveranno e chi si fermerà non lo so. Dunque, questo è abbastanza matematico. Nel calcio si può fare qualcosa di diverso, può succedere qualcosa di diverso per 4, 5, 6, 7 partite, forse 10, ma non per 32. E dunque questo è il concetto. Dunque non è un discorso di voce grossa del Cosenza. Il Cosenza, noi sappiamo che non era quello delle prime 2 o 3 partite perché andava piano, perché andavamo piano anche altre squadre, ma era un campionato falsato, no? Dal clima e dalle partite che non si giocavano quasi mai. Amichevole, insomma, è successo qualcosa di particolare e abbiamo visto poi la differenza tra le prime e dopo. È normale che le partite, il secondo tempo di Catania, no?
la partita in parte di Catanzaro, il secondo tempo di Catania, la rimonta con la Casertana, ci hanno dato sicuramente una dimensione diversa dal punto di vista, hanno dato ai ragazzi la dimensione diversa, nel senso di dire, cavolo, allora non siamo poi così da buttare, no? Come sembrava. È normale anche che se noi pensiamo invece di, oppure con il Matera, dove un po' tutti avete un po' criticato un po' il nostro atteggiamento, io direi che se noi passiamo dalla sponda di là facciamo un altro errore un'altra volta. Dunque io valuto partita per partita, ma non perché è la verità, perché poi non possiamo dire che se gioca Roselli al posto di Pasqua è uguale, no. Se ne gioca uno, sì, se ne giocano tre o quattro. Un altro all'esterno, non all'esterno nell'ambiente cosentino, cioè se il Cosenza fa risultata legge. Le altre squadre tanto lo tiene basso. Dire, allora questi io, potrebbero esserci. Io penso che il Cosenza, al di là della classifica che ha, che come ho detto a Franco, vogliamo continuare a stupire, perché questa è la classifica da stupire per il Cosenza nostro di quest'anno, ma il Cosenza è il Cosenza. Il Cosenza, se lo vedono nelle prime 5-6 in classifica, è normale per l'esterno. È normale. Anch'io quando non era Cosenza, in qualunque categoria avevo il Cosenza, se non era nelle prime 5-6 secondo me era messo male. Poi non sapevo che magari c'era una situazione, che ne so io. Però il concetto è questo. Dunque il Cosenza ha un nome che tutte le volte, l'anno scorso per esempio era una situazione un po' anomala, no? Perché vieni dalla C2, perché ci sono delle situazioni, la conoscevano un po' tutti, è una cosa. Ma tutto il resto è così, in qualunque categoria le squadre che hanno un certo nome devono stare messe bene in classifica. E poi dopo è normale, qualche volta le squadre sono fatte per stare davanti, qualche volta un po' meno. Però il nome, quando dico che non è la stessa cosa giocare a Cosenza che in un'altra parte, o a Messina, o a Catania, o lo stesso Lecce, Benevento, cioè ci sono piazze più importanti, più difficili, e vengono chiamate le persone adatte a questo. Dunque secondo me, però è bello, voglio dire, per noi è una grande soddisfazione, perché poi possiamo anche fare male, ma come si può dire, noi ci abbiamo provato, cioè stare in squadrette un po' così, non, insomma, onestamente è una questione personale, eh. Io nella mia carriera, sia da calciatore che da allenatore, forse uno o due posti dove non c'era l'attenzione vera, tutti gli altri 15 o 16 erano così, e dunque sono contento. Certo, qualche parte della volta è andata bene, qualche volta meno, ma la soddisfazione è conquistare questi posti, cioè, sinceramente. Questo si lega forse anche al discorso che hai fatto alla caratteristica un po' della squadra, come se dovesse stare sempre in tensione, no? Sempre sul pezzo, perché se derivasse un attimo, quindi quello che hai detto prima, cambiare, passare dall'altra parte, potrebbe andare. Assolutamente. No, vabbè, no, vedi, l'anno scorso noi siamo stati molto bravi partendo dall'altra parte, almeno parlo per la mia esperienza, perché ti dà una carica farcela, no? Quest'anno è un po' diverso, perché noi partiamo da una base più alta, vogliamo fare un campionato diverso, nessuno pensa di vertice sulla carta. Però sai, poi il campo è la convinzione della squadra che conta, e io, insomma, abbiamo già dimostrato di essere tosti per chiunque, però essere tosti per chiunque non vuol dire essere più forti, no? E dunque noi sappiamo che ci sono squadre che hanno organici più competitivi, però devono giocare, e noi vogliamo giocare una partita per volta, e avremo difficoltà come l'abbiamo avuto con la Lupa Castelli, che l'abbiamo chiusa alla fine rischiando, secondo me, perché una palla, un calcio piazzato, una palla mi sembra dentro, abbiamo rischiato, che sarebbe stato poco problematico negli ultimi 10 minuti rifare gol, che eravamo già stanchi, e poi invece possiamo vincere con chiunque, questo è il giusto del nostro campionato. Però ripeto, la mentalità della squadra mi piace molto, ora sta prendendo una mentalità che può perdere come mercoledì, perché gli altri sono più bravi a saltare o perché ci sono dei episodi che noi non facciamo bene, però abbiamo anche mercoledì fatto 3-4 occasioni abbastanza clamorose, e dunque questa è la cosa bella, che prima non era, le prime partite non era così, come sapete, dai, l'avete visto come me, dove c'era un episodio ci andava bene, se non c'era l'episodio non c'era, invece adesso noi, loro fanno 2-3 episodi, noi facciamo 3-4, e dunque
molto fiduciosa la cosa, anche se, ripeto, le qualità del calcio sono sempre basilari, nel senso che a parità di concentrazione, di fame, di voglia, eccetera, eccetera, di corsa, è normale che quello più bravo rimane sempre un po' più bravo. Noi pensiamo sempre però che vogliamo metterci quella pizzico di rabbia in più dell'avversario. Alla prima, beh, no, io ho visto la partita anche col Monopoli, primo tempo, sì, col Monopoli in casa, primo tempo è stato veramente un assedio. Diciamo che il Catanzaro, sì, scusa, il Lecce ultimamente in casa fa benissimo la prima un'ora e poi cala un po'. Non lo sappiamo i motivi, non lo sanno neanche loro, immagino. Adesso Braglia è appena arrivato, dunque si cercherà di vedere. È normale che hanno un po' di vantaggio perché di quelli che hanno giocato mercoledì forse uno giocherà, mi hanno detto da Lecce, e dunque sono tutti freschi, tutti forti, i cambi sono molto importanti, noi abbiamo qualche situazione in meno, come sapete, per questi problemi che abbiamo, però è anche vero che sinceramente il Lecce, che stranamente a questo punto del campionato è dietro di noi, a un risultato solo, sinceramente, se no poi voglio dire, non tanto per il Cosenza quanto per la Casertana, che è una partita abbastanza normale in casa, poi si allungano però queste cose qui, non è mai semplice rincorrere, no? E dunque è normale che il Lecce un po' di pressione dal punto di vista di vincere per forza ce l'ha. Certo, se noi pensiamo, andiamo a Lecce pensando questo, abbiamo già perso. Noi possiamo andare a Lecce soltanto veramente cercando di sbagliare il meno possibile, perché loro già fanno qualcosa di loro, di eclatante. I calci piazzati di Moscardelli, la fisicità di 4 o 5 giocatori che sono 1,90, calciano benissimo, in mezzo al campo hanno due giocatori che hanno giocato in Serie A, uno ha addirittura 28 presenze l'anno scorso, De Feudis e Papini. Hanno tutti questi giocatori che se giocano con un po' di libertà andremo in difficoltà, veramente dobbiamo essere molto bravi, ma noi abbiamo le nostre armi, l'importante è giocarsi alla fine, poi come al solito il risultato vedremo quello che viene fuori. Con il Monopoli, guarda, mi aspetto niente, perché con il Monopoli un'ora a 4 e mezz'ora a 3, a Catanzaro un po' a 4, poi a 3, poi di nuovo a 4. No, secondo me, sono sincero, penso che abbia talmente tante caratteristiche di giocatori che può fare, diciamo, quello che vuole a seconda dell'avversario e del momento, no? Per esempio con il Monopoli 4-4-2, 4-2-4, diciamo, è molto offensivo. Infatti il Monopoli è partita 4 dietro, poi è andata 5, perché uno contro uno andavano un po' in difficoltà. Poi l'ultima mezz'ora, non avendo raddoppiato sul 1-0, ha messo il difensore in più e ha giocato a 5, il Lecce. Secondo me anche a Catanzaro, 4-4-2, poi ha giocato 3-5-2 e poi finale 4-2-4 per rimontare. A molte frecce, onestamente, le usa nel modo giusto, perché sapete Braglia essere un allenatore di grande esperienza. Un'ora fantastica, forse dicono uscita la palla, così. Però sì, hai ragione, poi nella fine, ma questo è il concetto, sì, però ho visto che Catanzaro ha salvato due gol sulla riga, però poi ci sono degli episodi, ci mancherebbe che, la verità è che è normale, quello che dico io, quello che ho detto di Cosenza, Lupa, Castelli, è successo in Lecce Monopoli. Cioè, quando la squadra più forte gioca in casa e vince 1-0, poi prende paura, perché è vero, quante volte c'è un episodio, insomma, onestamente, se domenica noi pareggiavamo con la Lupa Castelli sarebbe stato un delitto, e che l'avevamo già detto il sabato, perché eravamo più forti. Questo bisogna, è difficile dire una cosa così, no? L'allenatore di solito dice ma no, sono uguali, no, io dico che noi siamo più forti della Lupa Castelli, e se loro ci fanno un episodio
pareggiano, perché poi noi il 2-1 non lo faremo mai più. Questa è la verità. Dunque, ecco perché il Lecce, io l'ho vista bene quella partita, ha proprio dimostrato questo. 1-0, il raddoppio non è arrivato, ha preso paura. Questo è il calcio.